Ciao ragazzi, sono qui con Mariano, il protagonista della nuova serie Disney Channel 11-11 Campioni. Parlaci un pochino della serie. Onze principalmente parla di un sogno. È un sogno che tanti di noi hanno fatto almeno una volta. Questo sogno inizia con la storia di Gabo, che è un ragazzo che vive in un paesino, che vive con sua nonna, che è molto umile e che ha questo migliore amico con il quale è cresciuto giocando sempre a calcio. E all'improvviso arriva l'opportunità di giocare in uno dei migliori club accademici dell'America Latina. All'Istituto Yard. Non riesco a credere di essere veramente qua. Non ho mai visto una cosa così. Questo posto è più grande del mio paesino. E a partire da lì inizia un'avventura piena di difficoltà e conflitti. E avrà molto da imparare. Ma grazie alla sua umiltà e ai suoi buoni valori, riesce ad affrontare tutti i problemi. Lui ha molta voglia e molta determinazione, spera di diventare un professionista. E devo dire che mi piacciono la sua passione e la sua voglia costante di dare di più. Che rapporto ha Gabo con l'attaccante dei Falchi Dorati, Lorenzo? Gabo arriva in questo gruppo che ha già una figura molto centrale, è Lorenzo. Benvenuto allo Yacht e ai Falchi Dorati. Lorenzo è un ragazzo con una personalità molto forte, è un pochino egocentrico e vuole stare al centro dell'attenzione. Qui si fa quello che dico io. Io sono l'unica stella dei falchi. Credo che Lorenzo sia un personaggio che opta più per la forza, ha tecnica ed è forte, pensa sempre al gol, Lorenzo. E Gabo invece è una persona che preferisce di più il gioco di squadra, cercare un gioco collettivo per segnare. Che cosa hai in comune con il personaggio di Gabo? Siamo molto simili, mi ritrovo molto nei suoi valori, do molta importanza all'amicizia e come lui ho grandi sogni. Gabo diciamo che è estremamente sicuro, non ha paura quasi di nulla, io sono un po' più riservato e non so se certe cose le farei come le fa Gabo. Non ho paura di nessuno. Da quello che ho capito c'è un segreto che percorre un po' il personaggio di Gabo. Ci potresti anticipare qualcosa, dirci un po' qual è questo segreto, qualcosina? Leonardo, mi spiace ma devi guardarlo. Gabo vive con sua nonna e insomma ha molte domande che riguardano il suo passato. Mia madre è morta quando ero piccolo. Ma mia nonna è fantastica, è come se fosse mia madre. Come li avrebbe qualunque ragazzo che non ha potuto conoscere suo padre. Ah, e tuo padre? Oh, che ti prende? Tranquillo, non ho problemi a parlarne. Non ho mai conosciuto mio padre. E diciamo che forse la sua famiglia ha a che fare con il calcio. Ci sono molte cose carine da scoprire. E Zoe, che rapporto ha poi con Gabo? Sin da quando Gabo arriva, diventa amico molto rapidamente di alcune persone. E tra queste c'è Zoe. Io sono Zoe. Zoe ha una parte molto bella in questa storia perché Zoe è una ragazza che gioca a pallavolo, a cui piace divertirsi con gli amici, che adora uscire. È un'amica molto speciale. Ti dispiace se aspetto con te? Ti devi ambientare, non preoccuparti. Vedrai che oggi andrà meglio. Perché questa nuova serie è imperdibile? Perché in un modo o nell'altro ci sono dei personaggi nei quali ritroviamo i nostri problemi del quotidiano e della nostra adolescenza. Ragazzi, non perdetevi la nuova serie 11-11 Campioni a Disney Channel.